Buonasera a tutti. Ci troviamo nella chiesetta dell'Annunziata, una delle più antiche della città perché risale al periodo svevo. Ed esattamente vediamo qua proprio a destra della navata principale, unica navata, la Cappella dell'Annunciazione. È un'opera semplicemente meravigliosa appartenente al XVI secolo. L'altare è completamente stato costruito in legno, legno intarsiato, come vedete, al centro del quale campeggia un quadro meraviglioso di autore ignoto, l'Annunciazione. Questa cappella dovrebbe risalire a un periodo molto vecchio, molto lontano. Dicevo, sicuramente un'opera del XVI secolo. Prima che questo quadro venisse restaurato, ve n'era un altro, mal ridotto, e gli operatori della soprintendenza, intendendo appunto restaurarlo, si accorsero che sotto quella prima immagine ce n'era un'altra molto più bella, che riportarono alla luce ed è quella che oggi abbiamo modo di ammirare, l'Annunciazione a Maria Vergine. L'interno è completamente affrescato, non ha niente di particolarmente artistico, ma è in continuità appunto con l'Annunciazione, perché poi, ecco, alla mia sinistra abbiamo modo di vedere nel riquadro degli affreschi la nascita del bambino. Ecco, tra Gesù, Maria, il bue e l'asinello, per poi a destra passare alla visita dei Re Magi, quindi una cappella che dice un po' la storia della Natività nel periodo in cui siamo. Questa cappella probabilmente venne edificata e concessa alla più antica probabilmente confraternita comparsa nella città di Randazzo, quella della Sciabica, costituita da mercanti genovesi, ricchissimi perché erano anche banchieri, che rimasero qualche secolo nella nostra città appunto perché il territorio di Randazzo è ricchissimo di legname e loro, commercianti di legname, inviavano grossissime quantità di legname proveniente dai nostri boschi, dal nostro territorio, a Genova, dove venivano costruite le grandi navi, perché Genova, ricordiamo a tutti, storicamente la più importante e potente repubblica marinara d'Italia. Recentemente è stato restaurato, tutto a spese della nostra modesta confraternita, l'attuale confraternita dell'Annunziata, che altro non è che la continuazione della vecchia e più antica confraternita della Sciabica. Sciabica, un nome particolare, praticamente si tratta di una piccola rete da pesca, quella che i pescatori lanciano o dalla riva o dal bordo della loro piccola barca, nel senso religioso e per la raccolta non di pesce ma la raccolta di anime. La chiesetta dell'Annunziata è ricchissima di opere d'arte. Una di quelle maggiormente ammirate naturalmente appartiene all'altare maggiore. Si tratta del gruppo scultoreo dell'Annunziata, data 1840, ed è stata eseguita da un bravissimo artista acese, Mario Scuderi. Il volto della Vergine sembra che sia stato donato, nel senso che fece da modella una bellissima ragazza appartenente alla nobile famiglia randazzese dei Garagozzo. L'altare è addobbato, come potete vedere, proprio in occasione della festa del Santo Natale, e gli addobbi che voi vedete sono stati, ecco, collocati, e il lavoro è stato eseguito, effettuato da alcuni confrati della confraternita dell'Annunziata sotto la direzione del rettore della stessa chiesa. Natale 2023. Come ogni anno, la chiesetta dell'Annunziata appronta un bellissimo presepe
e la realizzazione dello stesso annualmente, così come anche quest'anno, è stato curato dalla dottoressa Giusi Calà e dall'insegnante Maria Giglio. Hanno perso moltissimo tempo e naturalmente un presepe ben curato, ben allestito, opera che viene eseguita annualmente da diversi anni, sempre dalle maestranze che ho citato poco fa. La chiesetta dell'Annunziata è chiesa filiale della Basilica di Santa Maria. Viene curata dalla Confraternita dell'Annunziata, che ha sede appunto in questa magnifica chiesa, e in occasione della venuta a Randazzo del Vescovo della Diocesi di Acireale, a cui noi apparteniamo, oltre naturalmente alle visite periodiche del nostro arciprete, ecco, entrambe ogni volta che entrano nella chiesa esprimono i complimenti alla confraternita e soprattutto anche al rettore pro tempore, che attualmente è il signor Giuseppe Calà, per il modo in cui la chiesetta viene tenuta.